Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi iniziamo con il primo episodio di Ni no Kuni, la minaccia della strega cinerea. È un gioco che non ho mai provato, volevo giocarlo quando uscì su Nintendo DS ma era in giapponese e ci capivo ancora meno di Nazume Eleven, che era anch'esso in giapponese, quindi l'ho mollato dopo 5 minuti perché era davvero complicato. Ma oggi, grazie a Nintendo Switch, è uscito in italiano e non vedo l'ora di iniziarlo, ma prima scarichiamo un aggiornamento. Deduco che non ci sia l'intro, a quanto pare non c'è. Lingua audio? Non c'è l'italiano, credo. Ecco, lingua audio giapponese. Ragazzi, ho sentito qualcosina dal trailer in inglese. Non è male, è una delle poche volte che non è male, però in giapponese sicuramente è meglio. Certo, i giapponesi urlano un po' troppo, però. Seleziona il livello di difficoltà che preferisci. Ma io veramente non è che. Cioè, facile e normale, poi ci sarà difficile. Facciamo facile per chi preferisce concentrarsi sulla storia, e grazie. Ci credo. Forse l'audio è un po' alto, appena posto lo abbasso perché non trovo il telecomando. オリバ急がんかい。しずく、待ってよ。もうすぐゴロネール王国や。ん?ん?ん?どうしよう。逃げるで。 No, ragazzi, come parla quel cosetto, è troppo divertente. È romanaccio. Animazioni Studio Ghibli, qualcosa me lo diceva infatti. Molto carino infatti il disegno, mi sembrava proprio dello Studio Ghibli, c'è quel tratto particolare che lo contraddistingue. Qui intanto vediamo anche un'anteprima dei paesaggi, se possiamo chiamarli così. Anche se non è proprio il termine esatto, però. Non ho aspettative particolari, non mi aspetto che sia un capolavoro, non mi aspetto che sia una delusione. Non ho nessuna aspettativa, spero solo che sia un bel gioco. Perché, appunto, sperare che sia un bel gioco e sperare che sia un capolavoro sono due cose diverse, però. Studio Ghibli, Level 5, insomma, è un connubio piuttosto interessante. Che dà anche da pensare. Quella che è Big Mom? Hanno anticipato Big Mom? La canzone di Ni no Kuni. Canzone. Si suppone che sia cantata. Poi Namco. Insomma, io ho aspettative ora adesso elevate. Con tutti questi nomi. Va bene. Io direi che possiamo cominciare. Ohayou, Leila Oba-san. Ah, Oliva, ohayou. Kyou no bun nara soko ni oite aru yo. Ah, sore to 昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから。まだその辺にいると思うよ。ありがとう、レイナおばさん。あ、お母さんによろしくね。
eccoci qua, lui è Oliver. Da questa parte, quello è suo amichetto, Phil. Perfetto. Io, come ho detto, ho giocato giusto i primi 5-10 minuti di gioco. E non ricordo questa parte, ricordo che cominciavamo a casa nostra. Quindi, effettivamente, il gioco è diverso, ovviamente è stato sviluppato prima su PlayStation 3. Diverso tempo fa, 2011 mi sembra che sia uscito su PlayStation 3. Meno male che mi hai trovato, indovina un po', è pronta! Allora, la cosa che aveva accennato la signorina Leila è proprio ciò che penso? Cos'altro vuoi che sia, tontolone? Sei davvero un mago, Phil. Allora, cosa facciamo adesso? La portiamo a fare un giro, no? Stanotte. Che cosa? Stanotte? Ma non posso. Devo chiedere permesso a mia madre. Certo, chiedi permesso a mammina. E se lei ti dicesse di no, quando lo faremmo? Domani? L'anno prossimo? Beh, io, ecco... Va bene, vada per stanotte. Ma dovremmo essere molto prudenti. Certo che saremo prudenti. Allora, l'appuntamento è per stanotte al mio garage. Chi c'è c'è e chi non c'è. Peggio per lui. Ci sarò. この少年が世界を救うというのか。はい、クリスタルの予言によれば、漆黒の魔導士、奴の力だけでは世界は揺るがぬと。残念ながら、この少年の名はオリバーと申します。オリバー。 Il che bello, i giapponesi non hanno neanche un accento sulle loro parole, non esiste l'accento in giapponese. E questo dà vita a delle parole che hanno un suono melodioso. Lui non si chiama quindi Oliver, si chiama Oliva. Vabbè, dai. La premiere per passare alla mappa locale, proviamo subito allora. Ah, posso vedere tutta quanta la mappa. Casa mia però, quale sarebbe quella casina blu in fondo? Ah no, quella cos'è con la stella, ovvio. Ma io sono cieco. Non posso muovere la telecamera, né con nessun tasto. Non posso neanche correre. Però vabbè, non è un problema questo. Non è... Oh, un vicolo cieco. No, era solo una stradina così. E questa non è casa nostra. Aspetta, però potrei entrare effettivamente. Ah, mi sembrava che si muovesse le... Va bene, entriamo qui, classica casa americana più che giapponese. Kan-san, modotta yo. Kore kyou no bun. Arigato, Oliva. Sono tebulu ni oitoite. Tokoro de sa, Kan-san. Eh? Nani? Nani ka itta? Kan-san, ashita tte nanka atta yo ne. Soueba... 明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ今夜は早く寝ないとね。え?まあ、そうね。そっか。そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。 Cioè, questo ragazzino prima di fare colazione è andato a fare la spesa. E poi deve anche andare a scuola? Che si è alzato alle 6? Io quando andavo alle elementari o medie mi svegliavo alle 7 più o meno. E lui sembra che più o meno sia in quella fascia d'età, elementari medie. Ehi, Phil, non sei ancora andato a scuola? Ah, lascia perdere la scuola. Oggi è un giorno speciale. Oggi il lato dei nostri sogni diventerà una rombante realtà. Lascerà il tavolo da disegno e correrà sulle strade di Motorville. Con quel nome chissà cosa volevo pensare. Oh, fantastico, non vedo l'ora. Quando me la mostrerai? Ehi, abbassa la voce, vuoi mettere manifesti già che ci sei? Non dimenticare che quell'auto è il nostro segreto. Ehi, tontolone, non l'hai mica detto a tua madre, vero? Certo che no! Le ho chiesto se aveva degli impegni e lei mi ha risposto che deve esercitarsi per un concerto. Perciò andrà a letto presto. Perfetto. Allora è per stanotte. Sei sempre con me, ragazzino? Certo, stanotte al tuo garage ci sarò. Si sarà già addormentata?
Bene, dormi come un sasso. E ora devo andare al garage di Philip. Per le scale non si corre, bravo. Ma posso esplorare praticamente. Oddio, la telecamera è un po' ostica, però... però vabbè, dai. Per dentro casa non è... non penso che ci passeremo molto tempo. Bene, io ero arrivato praticamente alla scena che ci sarà ora. Quando appunto vedono... partono con la macchina e poi succede quello che succede. Però non ricordo che succede effettivamente. オリバー。こっちだ。見るなよ。なんだよ、あいつ。遅かったな、オリバー。ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ。それで完成したの?ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。見るか?うん、見る見る。よっしゃ。じゃあ、行くぞ。うん。 すごいよ。すごいよ、マーク。だろ?うん。かっこいい。俺が思うに、アグレックス最新型を上回るかっこよさだ。比較にならないよ。じゃあ、早速試運転と行くか?ああ!うん。Beh, insomma, è carina come auto. Se l'ha fatta dagli scarti è un maestro. Va bene, non c'è nessuno in giro. Questo è il momento giusto per portarla fuori. Ehi, Phil, chi la guida per primo? Fammici pensare. Sai che ti dico? Se vai sulla strada e controlli se la via è libera, puoi andare per primo. Dici davvero? Oh, favoloso, va bene, ci vado, aspettami qui. E stai attento alla spiona, va bene? La spiona? Ma sì, la ragazzina che ci guardava prima. Quella non ha la testa a posto, te lo dico io. Vedi, eccola lì di nuovo. Scommetto che se sapesse cosa stiamo facendo, quella spina lo direbbe ai nostri genitori. Ma no, non credo che lo farebbe. Che c'è, una cotta per lei? Vai a controllare la strada, forza. Certo, Phil, torno tra un minuto. Cavolo, ci comanda a bacchetta. Dunque, la strada è libera, ma quale strada devo... ah, devo andare qui, ok. La stella indica la via. Quindi questi sono tipo dei vicoli dove ci sono le case, eccetera, eccetera. Yoshi, daremo inai. Mark ni shiraseyo. Ikanai de. Eh? Ichia, dame. Oliver, ikanai de. Dare? Kimi wa... doushite boku no namae o? Oliver! 遅いぞ、オリバー。ごめん、マーク。見つかっちゃった。誰に?あ、ほら、そこにいる。あれ?ん?なんだよ、誰もいないじゃないか。あ、あれ、おかしいな。さっきまでいたんだよ。女の子が。女の子?ひょっとして窓女か?いや、あいつは外に出てこれないからな。 ま、気のせいだろ。ほら、戻るぞ。うん。オリバー。世界を救うという少年。しかし、もろく儚い光だ。ええ。予言の少年とはいえ、あの程度ではとても。だが 彼ら人間の可能性は時に思いもよらぬ力をもたらす。あの男の闇が全てを覆い尽くしたように。すなわち逆もまたしかり。いかがなさいますか?目は小さなうちにつまねばなら。かしこまりました。では早速。 滅びゆく世界を救わんとする者に死を。
Oliba-san, tascate! Oliba? Oliba, doko? Oliba? Oliba! Kaa-san, ashita tte nanka atta yo ne? Soieba... オリバー、俺こんなことになるなんて。うん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ、二人とも今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたの、マーク。あ、ちょっとな、足くじっちゃって。もうしょうがないね。うん、オリ、オリ、どうしたの、母さん、大丈夫？ アリは心臓に持病があるの。母さん、ドクターを呼んでくるわ。母さん、オリバー、私のオリバー、母さん、あなたなら大丈夫。みんなと仲良く ね。愚かな。我が子を守るために自らを犠牲にするとは。しかしこれであの少年は分かっている。一の国での魔法は
Insomma, non abbiamo visto praticamente nulla se non l'incipit della storia. Quindi direi di fermarci qui con il primo episodio, perché sono sicuro che nel prossimo inizieremo davvero a giocare noi, dato che è un RPG, quindi ci saranno anche degli scontri, il che culminerà poi sicuramente a combattere la strega cinerea. Ad ogni modo, Cuggi, io spero che questo primo video vi sia piaciuto. Lo so che non ho fatto vedere nulla, ma in 20 minuti ci sono state solo scene animate, solo cinematic, quindi insomma, come inizio non è proprio granché, però ci vuole sempre un'infarinatura generale. Ad ogni modo, per questo video è tutto, sabato proseguiremo con la storia. Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e spero che vi sia piaciuto. In descrizione ovviamente vi ricordo il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che verranno pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!